Nei giorni delle festività pasquali, le uova di cioccolato trainano il mercato e sulle tavole a fine pasto non possono mancare queste prelibatezze dall'aspetto lucente. Non fa eccezione ancora. Qui nel cuore del quartiere Adriatico, Filippo, giovane pasticcere artigianale di 31 anni, si prodiga nel preparare uova artistiche decorandole con noci, praline e intagliando il cioccolato come fosse un pezzo di marmo. Dacci un po' queste bellissime uova che ci hai fatto vedere. Sono uova di cioccolato abbastanza pregiato e ricoperte di nocciole di pistacchi di Bronte e nocciole del Piemonte GP, tutto certificato, tutto quanto, cioè dei produttori locali piccolini. E vengono fatte con cura e ci mettiamo tutto noi stessi e cerchiamo di dare il massimo. Ma quanto tempo ci vuole per assemblare questi gioielli della pasticceria? Ci vuole un paio di giorni, perché il primo giorno viene fatta la parte, diciamo, dei due gusci, poi viene unita la sera, viene riposato in frigo tutta la notte, in un frigo fatto apposta col controllo della temperatura e dell'umidità, poi viene assemblato e reimmerso nel cioccolato con le nocciole o coi pistacchi in base a quello che viene ordinato. E poi decorato come vuole il cliente. Le uova artigianali hanno un prezzo che oscilla dai 30 ai 40 euro, ma sono già tutte prenotate. Chi sceglie questo prodotto preferisce avvantaggiarsi e spendere di più, ma per prodotti di alta qualità, anche e soprattutto per Pasqua. Cosa vogliono quest'anno i clienti per Pasqua? Cosa ti hanno chiesto? Molti con l'uovo con la sorpresa personalizzata. Tipo? Tipo c'è chi ha messo un anello, c'è chi ha messo un buono, c'è chi ha messo una maglia di una squadra, dipende dai clienti.